Mia madre fece venire un uomo santo del posto a esaminare i cordoni ombelicali dei miei due fratelli soldati, che non davano loro notizie da più di un anno. Il figliolo maggiore è forte e in buona salute. Quello più giovane si trova in un posto grigio e non riesco a vederlo. No, no, non è vero. Io so che Sau è vivo. Lo sento nel mio ventre. Avete sentito dei rumori la notte scorsa? Non so, come delle voci attraverso dell'acqua. Sì, io. Ah, ecco allora qual è il problema. Il vostro tempio è troppo piccolo. E qui abbiamo un'anima perduta che ha bisogno di entrare. Tutto qui. Basta costruirne uno qui fuori e tutto quanto si aggiusterà. I Viet Cong inculcarono in noi un senso di sé. Il dovere verso la terra, il dovere verso il paese. Le formiche diventarono il nostro modello morale. Formammo cellule, dei nuclei indipendenti, dove nessuno acquistava privilegi o potere sugli altri. Solo in battaglia, con le nostre mani, conquisteremo l'immortalità. Nella società delle formiche non si sale mai in alto, si va sempre solo avanti. Se i Viet Cong conquistarono i contadini, fu perché vivevano la loro vita insieme con noi.